Vinitaly 2014, il più importante e proficuo salone internazionale per espositori e buyer esteri del mondo di vini e distillati. Spiccate le presenze delle aziende friulane che hanno proposto le loro eccellenze, vedendo come protagonisti i produttori ed i loro vigneti. Grande entusiasmo e idee molto chiare sui prodotti delle aziende del Friuli Venezia Giulia. In degustazione migliaia di vini, ognuno con la sua magia di sapori, i suoi segreti di produzione e una storia che lo rende unico. Vinitaly 2014, apriamo chiaramente questo servizio con uno dei vignaioli, possiamo chiamarti così, Christian, più conosciuti in Friuli Venezia Giulia. Christian, con una domanda un po' particolare, con il tempo, il clima che c'è stato che è un po' particolari, cosa è successo ai vini? Beh, quest'anno 2014 si sta rivelando certo un'annata non facile per noi vignaioli, anche perché abbiamo avuto un anticipo della cultura molto importante che ci ha portato quindi ad avere anche un po' il timore che si potesse andare incontro a dei rischi di gelate, eccetera. Per cui a maggior ragione stiamo monitorando quotidianamente le nostre vigne, i nostri appezzamenti per cercare di stare dietro alla cultura della nostra vite nel migliore dei modi e far sì che non vada a risentire troppo di questa situazione climatica. Ma qui a Vinitaly parliamo più che altro di quella che è stata l'annata precedente, quindi il 2013, che lasciamelo dire è stata veramente un'annata molto importante per i nostri vini, in particolar modo bianchi, che si stanno dimostrando essere davvero dei prodotti caratterizzati da delle aromaticità, da delle freschezze, degli equilibri che non riuscivamo ad avere da diversi anni. Quindi come Specogna siamo molto felici di poter fare assaggiare questi prodotti a tutti i nostri amici, i nostri clienti e gli appassionati del mondo del vino. Salumificio Lovison, presente anche lui, chiaramente è friulano anche lui, è presente insieme a Christian Specogna qui al Vinitaly 2014. Cosa proponete? Noi proponiamo i nostri salumi, per noi è la prima volta ed è un piacere essere qui a Vinitaly e questa sinergia per proporre il nostro territorio, i nostri sapori e la nostra cultura. Che prodotti proponete nello specifico? Quali sono le vostre produzioni? Nello specifico noi proponiamo salsiccia, soppressa, salame punta di coltello e salame. Noi abbiamo ancora una lavorazione dei vecchi norcini, quindi una lavorazione a caldo. Azienda Vinicola Buttussi, anche loro chiaramente qui al Vinitaly. Che prodotti avete portato? Beh, i nostri prodotti classici, sicuramente i bianchi che sono i vini per noi più importanti, in quanto il nostro territorio è in grado di dare questo frutto e questa eleganza che poche regioni nel mondo sono in grado di dare. Logicamente portiamo anche i nostri rossi, perché il Friuli è una di quelle regioni con un buon quantitativo di uve autoctone che riescono a fare una grande espressione di territorio e con le corrette maturazioni e affinamenti anche i vini rossi riescono ad avere grandi risultati. Il Friuli Venezia Giulia deve temere i concorrenti, tra parentesi concorrenti, diciamo, delle altre regioni italiane secondo te? La concorrenza va sempre temuta, ma ritengo che abbiamo tutte le carte in regola per poter sbaragliare una buona parte di questa concorrenza, perché il Friuli ha la fama sia nelle ristorazioni ma anche ormai sugli importatori internazionali di avere questa qualità prezzo, questo rapporto qualità prezzo invidiabile, perché appunto molte regioni per raggiungere la nostra qualità poi vendono i vini ad un prezzo superiore. Qua si riesce ad avere grandissima qualità con dei prezzi estremamente corretti e quindi portare vini sulle tavole a dei prezzi molto accessibili al consumatore finale. Azienda Vinicola Vosca, chiaramente anche questa del Friuli Venezia Giulia, però diciamo che ci troviamo nella zona un po' più del nord-est, giusto? Sì, noi siamo a confine con la Slovenia, siamo diciamo a ridosso delle prime colline, è una zona molto favorita per i vini bianchi, diciamo. Noi produciamo gran parte vini bianchi. Anche spumantizzati o solamente fermi? La nostra non è una caratteristica di fare vini spumantizzati, lasciamo la pianura questa diciamo prerogativa. Noi cerchiamo di fare vini di alta qualità, perciò con poca produzione, con grandi qualità.
Ribolla gialla, Sauvignon? Ribolla gialla, beh, principalmente le tre, io produco i tre vitigni più caratteristici, diciamo, della nostra regione e della nostra zona, che sono la ribolla, la malvasia, che è stata molto rivalutata negli ultimi anni, e l'ex Tokaj, per noi ancora Tokaj nel cuore, purtroppo ce l'hanno rubato, per così dire, ma è la verità, e sono i tre vitigni per me più caratteristici del territorio. Poi sono gli altri vitigni un po' internazionali come Pinot Grigio e Sauvignon. Siamo in compagnia di Alessio Dorigo, dalla conosciutissima azienda Dorigo del Friuli Venezia Giulia. Qual è la peculiarità del vino che avete proposto in questa circostanza qua, in questa occasione del Vinitaly 2014? Ma in realtà non c'è nessuna peculiarità, banale, mi spiego meglio. Noi da 40 anni a questa parte proponiamo un teorema semplice ma secondo me molto funzionale. Cerchiamo di fare del vino molto buono. Non ci sono particolarità, non ci sono sconvolgimenti, perché da tantissimo tempo abbiamo individuato una nostra linea di produzione che coniuga varietà internazionali e varietà locali, quindi ci rivolgiamo a un mercato sia interno che estero, dove davvero non mi sento di dire che costruiamo dei prodotti in base agli eventi, in funzione alle fiere. Questi siamo noi, questi sono i vini che offriamo e da 40 anni siamo venuti delle soddisfazioni. Quindi un'eccellenza tipica friulana, possiamo definirla. Come ha approcciato la gente, chiaramente non del nostro territorio, affrontando un vino come il vostro, che ha una certa corposità, un sapore molto, molto eccellente, insomma, molto importante? Semplicemente raccontando questo nostro territorio che è il Friuli, che ha effettivamente la capacità di offrire in maniera assolutamente trasversale della, passatemi la presunzione, della grande qualità. Noi dalle pianure, noi come friulani, dalle pianure alla sommità delle colline riusciamo a mettere in bottiglia dei prodotti che hanno sempre comunque la capacità di distinguersi per corpo, struttura, sapidità, anche carattere nelle espressioni delle singole varietà. Quindi quello che faccio io e quello che fanno anche i miei colleghi è semplicemente raccontare il nostro territorio, nelle sue specificità, ma il nostro territorio. Siamo in compagnia di Colavini, che possiamo dire che non fanno solo la ribolla spumantizzata, però è la più conosciuta al mondo. Perché? Qual è il metodo di spumantizzazione che utilizzate da moltissimi anni ormai, forse da sempre? Beh, il metodo è il nostro, chiamato anche metodo Colavini. Siamo stati i primi a farla. La ribolla gialla è una cosa che abbiamo inventato noi, anzi ha inventato il papà 25 anni fa. Voleva per primo fare uno spumante fatto con uva ribolla gialla e abbiamo dovuto costruirgli un metodo tutto attorno. Ecco, questa è un po' la ragione. Poi che io ti venga a raccontare tutti i segreti non lo posso fare. Non si fa, vero? Vinitaly 2014, risposta sulla vostra ribolla e anche sugli altri vini, chiaramente. Devo dire che abbiamo una grandissima affluenza, il 90% vengono per assaggiare la ribolla gialla, che è un po' la cosa che ci dà maggior fama in questo momento sul mercato. È stato un Vinitaly che è partito veramente alla grande, credo un più 15% di presenze, almeno da quello che dice l'ente fiera, che ha sempre i dati aggiornati. Grande entusiasmo, grande interesse, credo, almeno io lo dico perché è giusto anche dire le cose quando vanno bene. Abbiamo incominciato l'anno molto bene e spero che questa crisi sia finalmente un po' alle spalle. In compagnia di Alvaro Pecorari qui al Vinitaly 2014, Lisneris, avete un afflusso di gente che oserei dire è mostruoso qui al vostro stand. Beh, la giornata è molto intensa, sì, ma anche ieri lo è stata. Immagino che adesso, essendo diminuite le giornate del Vinitaly, la gente, naturalmente gli appassionati, i clienti, tutte queste persone che gravitano nel mondo del vino, raggruppano su potenzialmente domenica e lunedì, no? Come le giornate principali, per cui siamo sottoposti agli straordinari. Certo, i vini come sono assaggiati, chiaramente, assaporati e giudicati da tutta questa gente qui? Beh, allora diciamo che molta gente ci conosce già e viene per assaggiare qualche annata nuova, se ci sono le novità, che in realtà noi di novità non ne abbiamo molte, ma però le annate nuove sono già una novità di per sé. In realtà, diciamo, bisogna trovare, secondo me, dei temi che ogni anno devono essere, diciamo, stimolanti, perché la gente che viene ad assaggiare deve andarsene via anche con un ricordo che vada oltre alla degustazione del vino, ma che abbia, diciamo, dei significati, cioè che la degustazione abbia dei significati. Ad esempio,
molto facile per me parlarvi di queste cose perché ci credo, per qualcuno magari le conosce un po' meno, ma in realtà io credo che davanti alla situazione in cui ci troviamo il Friuli è un po' ad un bivio. Abbiamo da una parte quelli che io chiamo i vini giovani, che possono ricordare più le note fruttate, floreali, e quindi sono vini, diciamo, che hanno un loro profilo molto definito, sono molto accessibili, piacciono anche molto ai giovani ed hanno una possibilità di mercato molto importante. Dall'altra parte però il Friuli è una regione che si distingue per i bianchi e che non può rinunciare a pensare ai bianchi di maturazione, e questo vuol dire che bisogna adoperarsi per trovare la strada, per andare su dei vini che hanno qualche anno di più, quindi creare una distinzione netta fra quello che è il vino giovane e quello che potrebbe chiamarsi vino complesso e minerale, anche se poi gli anni aiutano in quella formazione di profumi, no? Quindi questo è l'obiettivo anche nella degustazione, quindi tutte le persone che vengono ai nostri banchi, al nostro tavolo, sono sottoposte un po' a questo messaggio, che è un po' obbligatorio ma è indispensabile secondo me per dare qualcosa. Valentina Luisa, anche lei chiaramente qui a questo Vinitaly 2014 con le vostre eccellenze, e le novità che avete proposto quali sono? Le novità quest'anno sono un restyling completo del packaging, perché oltre al prodotto diventa sempre più importante anche l'immagine nel nostro settore. Il consumatore non è obbligato a bere un bicchiere di vino, lo beve unicamente per piacere, quindi il piacere deve appagare tutti i cinque sensi, e quindi ci siamo affidati ad un designer internazionale londinese proprio per uscire dall'Italia, fare qualcosa di impattante rispetto il resto della regione. Devo dire che i primi commenti sono molto positivi, ci stanno premiando. Oltre a questo abbiamo un'annata 2013 eccezionale, e una grande annata in genere per i bianchi friulani, molto fresca, con dei sentori di frutta bianca molto eleganti, una bella freschezza e meno struttura rispetto al 2012. La Tunella, siamo direttamente alla Tunella dei Colli del Friuli Venezia Giulia. Che vini avete proposto per questo Vinitaly 2014? Ma direi a tutti quanti, direi il Friulaneo. Noi quest'anno poi abbiamo un evento molto importante, abbiamo creato il Collivius, dedicato a mio padre, ed è un po' il crew del Friulano alla Tunella. Perciò c'è stato modo per farlo assaggiare assieme a quello che è il nostro classico Friulano. Perciò a tutti, in particolare il Friulano, perché poi è un portabandiera per la nostra regione. Da quello che è la Rigialla, che è la nostra Ribolla Gialla, alla Malvasia Istriana, e poi a far assaggiare qualche rosso che abbiamo presentato, lo Schioppettino 2010 in anteprima, il Refosco 2011 e avanti con tutti i nostri vitigni autoctoni in modo particolare. Un grande successo per il Friuli Venezia Giulia in questo Vinitaly? Ma direi basta che vi vediate in giro, e questo porta orgoglio a noi produttori friulani, al Friuli, alla terra dove viviamo, e dobbiamo sempre più portarla avanti come filosofia di quello che è un territorio, di un gruppo di viticoltori e produttori, mi pare oggi concreto e solido e che sa fare il suo lavoro. Adesso siamo con Michele Pavan, è un consorzio che si occupa di lo Schioppettino di Prepotto, se non erro? Sì, esatto, qui ci troviamo nello stand dell'associazione produttori Schioppettino di Prepotto, che io ho l'onore di presiedere da un anno e mezzo, e questa associazione ha proprio l'obiettivo di promuovere e valorizzare questa perla che si trova all'interno dei Colli Orientali, lo Schioppettino di Prepotto. Un vino proprio tipico del nostro territorio, della nostra zona, e per il secondo anno siamo presenti qui in forma associativa per dare visibilità oltre che alle aziende anche a questo importante vitigno. Quante aziende vinicole fanno parte di questo consorzio? Allora, dell'associazione fanno parte 23 aziende, di cui 12 sono presenti qui oggi al Vinitaly. Tutte quante sono di Prepotto o ci sono anche aziende che sono limitrofe? No, qui si parla solo ed esclusivamente di aziende di Prepotto, anche perché lo Schioppettino di Prepotto, proprio per disciplinare e per scelta dei produttori, è proprio quella di produrlo, coltivarlo a Prepotto e di vinificarlo anche a Prepotto, quindi un'ulteriore certificazione, un'ulteriore garanzia di qualità e di
di serietà nella proposta di questo prodotto. Allora ti faccio una domanda che molti avranno la curiosità di capire: come si prepara lo schioppettino? Ma allora, come dicevo prima, sullo schioppettino c'è proprio un disciplinare dedicato. Gli aspetti più importanti sono quelli di una produzione di 70 quintali per ettaro, quindi una produzione molto limitata. Si prevede un affinamento obbligatorio di un anno in legno e non può essere commercializzato prima del secondo anno dalla vendemmia. E quindi un percorso molto, molto rigido, molto, molto dettagliato per la valorizzazione di quelle che sono le caratteristiche di questo vitigno. Siamo in compagnia di Hilde Petrussa, che produce chiaramente uno schioppettino anche lei, fa parte del consorzio anche lei, qui a questo Vinitaly 2014. Il suo prodotto da cosa si differenzia dagli altri o come lo prepara? Allora, io sono una estimatrice da sempre dello schioppettino. Io ho cominciato non molti anni fa a fare la vignaiola e la prima cosa di cui mi sono impegnata è rendere lo schioppettino un vino internazionale, un vino riconoscibile. Io sono stata la prima presidente dell'associazione produttori schioppettini di Prepotto e durante i miei 5 anni di presidenza abbiamo cercato di trovare la formula migliore per la vinificazione di questo vino e secondo me ci stiamo riuscendo. Hai visto il successo che c'è qui? Vediamo molte persone che si propongono per poter assaggiare il prodotto. Direi che lo schioppettino ha raggiunto un ottimo successo in questa giornata. La mia azienda è ad Albana, proprio direi il cuore dello schioppettino. 2/3 della mia produzione è schioppettino, perciò vuol dire che ci ho sempre creduto. Negli anni sto cercando di renderlo sempre più tipico, più territoriale. E credo di essere riuscita, ho qualcosa in degustazione che è molto interessante. Domenico Fracaroli, chiaramente si parla sempre di prodotti tipici friulani qua in questo Vinitaly, ma voi non producete solo vino, avete una vastità di prodotti. Sì, assolutamente, noi di origine siamo veneti, veronesi, abbiamo un'azienda ormai da 3 generazioni a Paradiso di Pocenia e produciamo i vini friulani come Pino Grigio, Pino Bianco, il friulano ovviamente che ci dà grandi soddisfazioni anche all'estero e oltre a Cabernet, Fosco e Merlot. Poi diciamo dal 2010 abbiamo cominciato a produrre anche riso nella zona appunto di Paradiso, visto che c'è abbondanza di acqua e terreni sono adatti, abbiamo recuperato una coltura che era scomparsa ormai da parecchi decenni dal Friuli Venezia Giulia e sta dando grandi soddisfazioni. I vini che producete invece? I vini che produciamo, diciamo che negli ultimi anni, devo dire, sono cresciuti sempre molto di più, anche come apprezzamento locale. Grazie a questo abbiamo potenziato e rinnovato, rinfrescato il concetto di frasca, che comunque è molto diffuso. Tanto è vero che l'abbiamo esportato a Verona, che la frasca non esiste, dunque è una cosa friulana fuori dal Friuli che viene apprezzata tantissimo. E nella frasca appunto di Paradiso noi proponiamo i nostri prodotti, compreso il riso, con degustazioni gratuite 3 volte a settimana. E in più abbiamo da un paio di anni cominciato a produrre da un birrificio artigianale la birra che utilizza anche in parte il riso che viene prodotto appunto a Paradiso.